Domani, martedì 14 marzo, era nel calendario il faccia a faccia tra i due ex. Ma qualcosa ha cambiato il programma. La data di martedì 14 marzo era da tempo segnata sul calendario come il giorno della prima udienza in tribunale della separazione di Francesco Totti e Ilaria Blasi. Qualcosa, però, è arrivato per scombinare i piani, così da far slittare l'appuntamento davanti al giudice a data da destinarsi. A rivelarlo è il quotidiano Il Messaggero, secondo cui uno dei due, molto probabilmente l'ex capitano della Roma, ha chiesto e ottenuto un differimento dell'udienza probabilmente perché si è costituito in giudizio soltanto giovedì scorso, a 5 giorni dalla data di inizio della separazione giudiziale, e aveva bisogno di più tempo per preparare la sua difesa. Nelle scorse settimane si era tornati a parlare delle vicende private di Totti e Blasi, ora entrambi serenamente legati ad altri partner, per via delle complicate trattative tra i rispettivi avvocati sui temi più delicati, che sembrano non trovare pacifica soluzione: la questione economica, l'assegnazione della villa dell'Eur e la circostanza che lei sia rimasta a viverci con i 3 figli, che non esclude la rinuncia all'immobile da parte di Francesco. L'affidamento dei figli, tutto ancora da stabilire, soprattutto per quanto riguarda Isabel, che proprio ieri è stata festeggiata dalla sua mamma per i suoi 7 anni. Intanto i legali di Ilari, gli avvocati Alessandro Simeone e Pompilia Rossi, hanno depositato altri atti, tra cui non è ancora chiaro se ci sia anche una richiesta di addebito della separazione, volta ad attribuire al coniuge la colpa della fine del matrimonio, o se verrà presentata in seguito. Se così fosse, il giudice riconoscerà l'addebito solo in caso di accertamento della violazione dei doveri coniugali, come quello di fedeltà, e se viene dimostrato che il rapporto è naufragato per via del tradimento.